Abbiamo ben chiara l'istanza dei cittadini, ma abbiamo anche ben chiara la missione che ci spetta, che non è facile, che è quella di fare in modo di garantire la salute ai cittadini. E il punto di equilibrio è tra, ovviamente, rappresentato dalla sostenibilità, perché non si può morire di virus per tenere tutto aperto, ma non si può morire di fame per non avere virus. Non un lockdown, non un'ordinanza su fronti che riguardano il lavoro o le aziende, ma provvedimenti sostenibili e praticabili sul fronte della sanità pubblica. Col numero di positivi in continua crescita, è questo il difficile compito d'equilibrio che si trova oggi ad affrontare qualsiasi azione a contrasto del coronavirus. Nelle ore che precedono il nuovo DPCM, il Veneto appronta la propria ordinanza con ben chiari i contorni attorno ai quali si gioca la partita. I nostri ospedali hanno 7.500 posti letto, hanno un totale di, in questo momento, un migliaio di terapie intensive. Se non fermiamo questa emorragia tra i sani e i malati che finiscono in ospedale, noi possiamo dire con certezza che dovremmo cominciare a chiudere servizi ospedalieri ordinari, dovremmo chiudere ospedali per dedicarli totalmente ai pazienti Covid. Oggi il Veneto registra più positivi, ma al momento con meno casi gravi, che nei periodi critici di questa primavera per due motivi. L'aumento esponenziale dei tamponi, che si sono decuplicati, permette di rintracciare più casi. L'abbassamento dell'età media del contagio provoca meno danni. Ciò non significa però che non ci si trovi di fronte ad una situazione molto seria e potenzialmente molto grave. Il contesto è un contesto di allerta, di semaforo giallo anche per il Veneto, non c'è da fare i salti di gioia. Mi arrivano ancora dei filmati di gente che fa festa, salta, balla, magari non si ammalerà mai, ma sicuramente rischiano di diventare dei super diffusori. Cioè, vorrei ricordare questo. Ma arrivano a casa, infettano la mamma, il papà, il nonno, la nonna, o il fratellino immunodepresso o il parente oncologico, questo è quello che accade. Noi lo vediamo in ospedale e poi cosa accade?